Buongiorno, bentornati sul mio canale da questa Dachau ghiacciata con meno 10 gradi ma un sole splendido. Volevo parlarvi oggi di questa problematica, di questo caos, di queste proteste che stanno avendo luogo in questi ultimi giorni qui in tutta la Germania, perché i contadini si sono leggermente rotti le scatole, perché il nostro governo, molto idealista ma non concreto, ha deciso di togliere le agevolazioni che hanno i contadini, quindi la Landwirtschaft. Innanzitutto, per avere un contesto, no, qualcuno che giustamente non aveva idea mi chiedeva perché l'agricoltura è importante in Germania, perché c'è sempre questa leggenda del freddo, e in realtà l'agricoltura è importantissima in Germania, perché voi dovete pensare, circa a grandi linee la metà del territorio tedesco è appunto dedicato all'agricoltura, sia di ortaggi e frutta per gli esseri umani che per i cereali per foraggiare gli animali, no, gli allevamenti. E parliamo di una cosa superiore ai 16 milioni di ettari, ecco, quindi una cosa abbastanza consistente, ma uno in Italia dice: a me che me frega? E beh, la Germania è uno dei quattro, ragazzi, quattro produttori più importanti di frutta e verdura per tutta l'Europa, no? Non solo per la Germania stessa. Quindi il togliere le agevolazioni ai contadini è un problema, perché appunto i costi per loro salirebbero in maniera spropositata, e questo governo ha deciso di togliere le agevolazioni sul carburante agricolo. Quindi hanno detto: ma allora, come soluzione, visto che i contadini si lamentano, lo aumenteremo in tre tranche invece che per tutti in una volta, in base alla grandezza del veicolo. Anche uno un po' scemo ci arriva che non è una soluzione, cioè se tu mi aumenti il prezzo del carburante notevolmente oggi o tra due settimane, non è che sulla durata poi a me contadino cambia, no? Avrò dei costi sostenuti comunque. Quindi questo, appunto, i contadini hanno detto: no, non ci siamo a queste condizioni. E poi al ministro dell'agricoltura e ai suoi amici è venuto in mente anche di aggiungere il bollo, quello che in Germania viene chiamato Kfz-Steuer, quindi la tassa per la targa, tradotto letteralmente, che fino ad oggi non è mai stata pagata dai trattori, quindi dai mezzi, scusate, guardo per terra che ho paura di uccidermi, mezzi agricoli. Adesso, a questo punto, è già stato detto dal governo che va bene, faremo marcia indietro, quindi pare che non la mettano. Ma la problematica del carburante, che dovrebbe aumentare notevolmente, per ora resta. Infatti, se vedete le notizie online dei contadini che sono andati a protestare in tutte le città della Germania da lunedì e insomma per tutta la settimana, c'era Monaco, per esempio, che era inondata da migliaia di trattori. Voi immaginatevi le Theresienwiesen, dove trova luogo l'Oktoberfest, per intenderci, piene di trattori e di agricoltori incazzati come bestie. E la parte più divertente era vedere, tra virgolette, in questa storia non divertente, i trattori scaricare letteralmente letame sul viale che porta al Parlamento a Berlino. Poi, circa una settimana fa, c'è stato anche un evento, diciamo tragicomico, che il ministro dell'agricoltura stava tornando dalle vacanze dalla Danimarca e si è saputo su che traghetto fosse. Praticamente il porto è stato invaso da agricoltori, trattori e gente che appunto era in protesta per queste nuove manovre, e lo aspettavano che scendesse dal traghetto. E niente, insomma, cosa è successo alla fine della fiera? Il traghetto è tornato in Danimarca perché non gli hanno dato modo di scendere. Questo per dirvi il clima di Spannung che c'è in questo momento. E perfino il nostro ministro bavarese Söder ha detto che gli agricoltori hanno più che ragione, che Berlino deve semplicemente fare marcia indietro su
queste decisioni illuminate che hanno avuto in queste ultime settimane / mesi. Io spero che queste proteste arrivino a Berlino, che decidano di fare marcia indietro, anche perché alla fine della fiera gira, chiudi il cerchio, no, il prezzo di frutta e verdura andrebbe ad aumentare drasticamente, secondo me, anche per il consumatore finale. Concludo il video stando in casa perché stavo letteralmente perdendo l'uso della mano. Fatemi sapere se sapevate di queste proteste, se eravate al corrente del caos generale che appunto c'è in Germania nelle ultime settimane, perché poi, tra parentesi, forse non l'ho detto, non sono solo gli agricoltori a protestare, ma anche i trasportatori, le logistiche, perché c'è in generale l'aumento della CO2-Steuer, quindi della tassa della CO2 sulla benzina, quindi carburanti in generale. Perciò questo è un problema per i costi, non solo per gli agricoltori, come ben potrete capire. E fatemi sapere nei commenti come pensate che andrà a finire secondo voi. Io vi ringrazio di essere stati con me in questo nuovo video. Se vi è piaciuto, pollice in su come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.